Ciao a tutti, sono Marco Cassinelli e oggi parleremo di due argomenti che ancora non abbiamo trattato. Uno riguarda i cani delle persone senza tetto, cosa ne penso e come mai tutti questi cani escono così tanto equilibrati, e l'altro argomento riguarda invece le aree cani, quanto possono essere costruttive, quanto servono al cane e cosa ne penso io a riguardo dell'uso forse a volte inappropriato che ne viene fatto. Allora, il primo argomento, come ho detto, è quello dei cani dei senza tetto. La domanda che mi è stata proprio fatta è come mai i cani dei senza tetto sono tutti dei cani equilibratissimi. Allora, prima di tutto dobbiamo sfatare questo mito: non sono tutti equilibratissimi. C'è qualche cane di loro che ha ancora dei problemi, o comunque, nonostante sia stato portato a un livello molto elevato di equilibrio, conserva ancora dei problemi. In un mio video pure è presente un senza tetto che chiede l'elemosina, mentre io passo col cane del cliente in modo che il suo cane faccia da distrazione, lui stesso si vede che trattiene il proprio cane, gli copre gli occhi, insomma cerca di distrarlo, perché sicuramente quel cane aveva dei problemi o ha dei problemi con gli altri cani. Perciò non tutti i cani escono perfettamente equilibrati, però è anche vero che una buona media, il buon 99% secondo me, sono sicuramente molto più equilibrati dei cani che si trovano nelle nostre case. Probabilmente se tutti i cani fossero gestiti da senza tetto io sarei disoccupato quasi. Perché questo? Per un motivo molto semplice: i senza tetto, nonostante abbiano a livello materiale molto meno di noi, a livello di contenuti veramente utili al cane sono molto più ricchi di noi. Perché? Prima di tutto, non si separano mai dal cane. Questa è una cosa importantissima da dire. Loro non si separano mai dal cane, cioè fanno ciò che avviene in natura. Un branco di lupi o un branco di cani selvatici non si separa mai. Si muove all'interno del territorio e si muove sempre insieme, sia per andare a cercare l'acqua, cioè per andare a cercare il cibo, per marcare il territorio o comunque per ampliare il loro territorio. Loro si muovono come un unico soggetto, tutti insieme, che siano 5, che siano 10, che siano 20, loro si muovono tutti insieme. Perciò questo cosa fa? Non fa altro che riportare il cane a uno stato primordiale, molto più semplice da capire, molto più semplice da accettare e da recepire. Mentre noi, per un discorso di impegni lavorativi, insomma anche di hobby e tutto quanto, lasciamo i nostri cani molte ore a passare da soli, e in tutte quelle ore, se il cane non viene impegnato sufficientemente sia fisicamente ma soprattutto mentalmente, in quelle ore in cui rimarrà a casa non farà che creare problemi e inventarsi dei problemi nuovi, fra virgolette. Perciò la prima cosa, come ho detto, è che loro non si separano mai dal cane. Un'altra cosa importante è che, come ho già accennato, loro si spostano continuamente, perciò l'esercizio fisico è alla base della vita di un senza tetto, perché lui, come i cani, come i lupi, si muove all'interno di un territorio più o meno vasto, a seconda delle stagioni, a seconda degli orari della giornata e a seconda anche dei bisogni, perché magari c'è la zona in cui riesce a trovare dell'acqua, perché magari c'è una fontana, perciò va ad abbeverarsi in quella zona, c'è il punto in cui riesce magari a ottenere più aiuti dalle persone che passano, perciò va in un'altra zona, e poi c'è anche il posto dove va a rifugiarsi durante la notte o comunque quando piove, quando c'è comunque maltempo. Perciò il cane, seguendo questa migrazione, tra virgolette, col suo compagno di vita, non fa altro che anche lì riprodurre, ricalcare ciò che è la sua natura, cioè muoversi continuamente e fare dell'esercizio fisico una cosa basilare. Un'altra cosa molto importante nei senza tetto è che loro hanno delle regole molto, molto, molto solide rispetto a noi, nel senso che le persone prendono un cane a casa, si mettono in testa che lo faranno crescere con tutte le regole possibili e immaginabili, e poi invece, un po' perché fa tenerezza, un po' perché oggi sono stanco, un po' perché oggi non ho tempo, queste regole vengono piano piano a mancare e l'esercizio e la disciplina viene a essere un po' altalenante. Mentre loro no, passano tutto il tempo col cane. Il cane non può minimamente sbagliare, per virgolette. Nel senso, cosa vuol dire? Che il cane non può minimamente dimostrare aggressività verso le persone, perché questo porterebbe meno profitto
al senza tetto e di conseguenza anche al cane, non potrebbero vivere. Non può avere un cane di un senza tetto problemi con le auto o problemi in posti affollati. Immaginate un cane che vive costantemente in mezzo alla gente, in mezzo alle auto, che ha questi problemi, non è possibile. Perciò tutte queste regole vengono stabilite da subito e vengono tenute in modo molto, molto deciso, molto, molto ferreo dal suo conduttore, che sarebbe il senza tetto. E poi un'altra cosa veramente molto importante è che i cani dei senza tetto non vengono stimolati in modo sbagliato dalle persone. Cosa vuol dire? I nostri cani, quando noi portiamo a casa un cane, cucciolo o adulto che sia, quando usciamo in passeggiata incontreremo sempre persone, bambini, adulti, donne, uomini, che assalgono il nostro cane, tra virgolette, lo riempiono di coccole e dopo 5-10 minuti che gli hanno parlato, gli hanno dato baci, carezze e tutto quanto, ci chiedono: ma si può carezzare? Ma stai facendo? Fallo! Mentre i cani dei senza tetto questo brutto, io lo chiamo brutto, brutta esperienza non ce l'hanno mai. Perché è brutta? Perché il cane in quel caso, se un cane euforico, tenderà sempre ad essere più euforico, perciò per il proprietario sarà più difficile col tempo correggere la sua euforia, la sua eccitazione. Se un cane è insicuro, con quell'atteggiamento là, che si basa solo sull'udito e sul tatto subito, su questa, tra virgolette, aggressione fisica, non lascia modo al cane di interagire col mondo esterno, con le persone che non conosce, in modo giusto, cioè col naso, poi con gli occhi e poi come ultimo il contatto e il suono, ok? Questo non viene mai rispettato nel cane, perché noi tendiamo ad agire da umani. Noi vediamo un bambino, la prima cosa che facciamo gli parliamo. Col cane è sbagliato, bisognerebbe lasciare che il cane utilizzi prima il naso e sia lui a dirci se ha piacere di avvicinarsi a noi oppure no. Perché questo potrebbe destabilizzare un cane che magari ha già dei problemi o comunque rallentare il processo di educazione di un cane che magari un domani sarà equilibrato, che però ci metterà un po' più tempo con questi atteggiamenti sbagliati. Perciò il cane del senza tetto tutto questo non ce l'ha. Perché? Perché noi tendiamo a prendere le distanze dal cane di un senza tetto. Si sente mille volte la frase di una madre che dice al figlio: non toccare quel cane perché è senza vaccini. E qui senza vaccini però lo porta a essere vaccinato contro le persone che invece avrebbero un atteggiamento sbagliato e che direbbero ai figli: hai carta bianca, fai quello che vuoi con quel cane che mi sembra molto tranquillo. Perciò tutte queste cose che per certi versi sono negative nella vita del cane del senza tetto non fanno altro che contribuire a rendere un cane molto equilibrato. E poi l'ultima cosa che rende i cani dei senza tetto molto equilibrati, è un po' cruda ma è la verità, riguarda una sorta di selezione naturale. Cosa vuol dire? Che i senza tetto fanno una vera e propria selezione, non come i selezionatori che intendiamo noi, che sono quelle persone che si basano sul carattere ma anche molto sull'estetica, sullo standard estetico del soggetto, della razza. Loro si basano su uno standard di carattere, cioè di attitudini, nel senso che loro prendono un cucciolo, lo educano a modo loro, provano a dargli delle regole, ma se quel cucciolo ovviamente parte da una base che va fuori dalla loro portata e ha bisogno dell'intervento di un professionista che aiuti queste persone, loro non possono chiamare questo professionista, perciò il cucciolo potrebbe anche morire. Perché? Immaginate un cucciolo irruento che tende a raccogliere tutto da terra, mangiare e ingurgitare tutto, oppure a abbaiare e rincorrere le macchine, a distanziarsi troppo dal suo proprietario, potrebbe facilmente andare incontro a una brutta fine, magari non arrivare neanche a età adulta. E poi c'è anche un discorso fisico, cioè ci sono dei cuccioli particolarmente forti che non hanno bisogno di cure mediche, non hanno bisogno di vaccini per arrivare a età molto avanzate senza problemi. Ci sono quelli che sono un po' più deboli, perciò non avendo comunque una continuità economica da poter curare costantemente il cane, anche il senza tetto, tra virgolette, più benestante, alla fine lascerebbe morire il cane. Perciò questo porta i soggetti ad avere una vera e propria selezione naturale,
in pratica quelli che rimangono a loro hanno già una base genetica molto elevata, una capacità di adattamento molto elevata alle varie situazioni, ai vari ambienti, alle varie dinamiche della vita in strada, perciò agevolano sicuramente il discorso di educazione di un cane per portarlo poi ad essere equilibrato come quelli che hanno. Perciò il punto fondamentale dei senza tetto e il loro potere maggiore nel portare un cane a essere particolarmente equilibrato qual è? Che fondamentalmente sono più poveri di noi a livello materiale, non possono dare al cane tutti quei vizi che noi diamo tutti i giorni, la copertina nuova, il cuscino nuovo, la pallina nuova, tutto quanto, però danno al cane quel tipo di affetto che invece per il cane è basilare, cioè prendersi cura di lui, perché ci sono due tipi di affetto, no? È come la madre che cura un figlio, ha due tipi di affetto secondo me. C'è l'affetto che è quello importantissimo, quello essenziale, che è una madre che praticamente si prende cura del figlio, gli prepara il cibo, lo veste, lo cura, lo lava, quello è affetto, anche se non viene percepito come affetto, viene percepito solo come un dovere, invece è affetto. E poi c'è l'affetto che ovviamente fa bene anche alla madre, che è quello di coccolarsi il figlio, quello di viziarlo, quello di, insomma, di farlo sentire un principe di casa. E invece i senza tetto, non avendo possibilità economiche, concentrano tutto il loro affetto in ciò che veramente è basilare per il cane, tutto ciò che veramente lo porta ad essere equilibrato e sempre stabile. Questo è il discorso, questo è quello che riguarda i cani dei senza tetto e il perché sono così equilibrati. Ok, adesso parliamo delle arie cani, cosa comporta portare un cane all'area cani, quanto potrebbe essere costruttivo per lui e quanto è essenziale per un cane andare all'area cani, o se magari è un qualcosa che piace solo al proprietario e perciò alla fine costringiamo i nostri cani ad andare in quella zona là. Allora, le aree cani cosa sono? Sono dei recinti adibiti allo sguinzagliamento dei cani per permettere anche a quelle persone che magari vivono nel caos di una città, nella caoticità di una città, di trovare un'area verde dove poter sguinzagliare il proprio cane, giocare con la pallina, farlo magari interagire con altri cani, con altri soggetti, riportarlo un po' alla libertà. Il problema delle aree cani, secondo me, anzi non secondo me, il problema delle aree cani qual è? Il problema delle aree cani è che ne viene fatto un utilizzo completamente sbagliato. Perché questo utilizzo completamente sbagliato? Perché all'area cani dovrebbero essere portati dei cani calmi, sottomessi, perfettamente sotto controllo al guinzaglio e perciò a quel punto anche perfettamente sotto controllo senza guinzaglio. Questo purtroppo non viene fatto. L'area cani viene utilizzata per sostituire l'esercizio fisico quotidiano. In che senso? Che le persone che tornano a casa dopo il lavoro hanno lasciato il cane solo 8-9 ore, magari chiuso in una stanza perché altrimenti distruggerebbe la casa, non hanno voglia, non hanno la minima intenzione di dedicare il tempo necessario al cane per sfogare tutta quella sua repressione, tutta quella sua energia negativa accumulata in quelle ore, allora lo caricano in macchina, lo portano all'area cani, possibilmente parcheggiano davanti al cancello dell'area cani, lo fanno uscire, loro si mettono davanti al telefono, il cane è completamente allo stato brado a distruggere tutto ciò che trova, nel senso che passerà quell'ora, quei tre quarti d'ora di tempo a ringhiare contro gli altri cani, rincorrersi contro gli altri cani, fare tutte attività che potrebbero portarlo a avere problemi sempre peggiori, come ad esempio l'insicurezza, l'aggressività, un eccesso di ansia, un eccesso di sovraccitazione e via dicendo. Questo accade perché? Perché le persone fraintendono la felicità di un cane con la sovraccitazione di un cane. Allora, vi spiego in parole povere. Quando io decido di portare i miei cani in un'area in cui posso liberarli, in cui possono stare tranquilli, lo faccio sempre assicurandomi di averli prima stancati tramite una passeggiata strutturata, dell'esercizio fisico strutturato. Cos'è l'esercizio fisico strutturato? È una passeggiata in cui sono io il conduttore, sono io il loro leader
che decide i tempi, i ritmi di ogni attività che fanno in quella passeggiata. Cosa vuol dire? Io decido quando loro possono annusare, sporcare, avere quei 10 minuti di semi-libertà. Decido io l'andatura della passeggiata, se bisogna correre, se bisogna andare a passo svelto, se bisogna andare a passo moderato. Decido sempre io i cambi di direzione e anche i cambi di andatura. E poi decido io il tempo. Cioè, decido io quando un cane è abbastanza stanco da potersi fermare e godersi un attimo di semi-libertà, perché non si parla mai di libertà. Il cane, quando è libero, non deve essere mai totalmente libero. È libero dal guinzaglio, ma non deve essere mai libero dal nostro controllo, deve essere sempre semi-libero. Nel senso che se io dico a un cane di tornare, il cane deve tornare, perché è libero, sì, ma solo perché io gliel'ho concesso. Perciò, stavo dicendo, io quando porto i miei cani in un'area cani, proprio in un'area cani o comunque in un parco dove posso liberarli, cosa faccio? Prima di tutto li stanco fisicamente, li stanco mentalmente, perciò impartisco a loro quelle regole e faccio far loro quell'esercizio fisico che li porterà ad essere calmi e sottomessi al punto da poter essere lasciati liberi. Questo lo faccio con i miei cani, che comunque sono già dei cani equilibrati e comunque io sono una persona, penso per la media, più capace degli altri, no? Invece le persone pensano che il cane all'area cani debba solo divertirsi, e quando lo vedono correre, inseguire gli altri cani, magari ringhiare ogni tanto, lo fraintendono come la felicità. Questo è anche un brutto messaggio che purtroppo viene dato dagli addestratori, che mostrano dei video delle gare ippo, insomma delle gare di lavoro, in cui i cani sono molto scodinzolanti. Io lo dico sempre: non sono scodinzolanti perché sono felici, sono scodinzolanti semplicemente, hanno tutto quell'atteggiamento sovreccitato perché effettivamente sono sovreccitati, ansiosi, perché dopo tutto il periodo di costrizione, che veramente andrebbe visto per capire di cosa si tratta, c'è un periodo di smaltimento dove si alterna costrizione a sovreccitazione, in modo da dare al cane quell'atteggiamento baldanzoso, contento, felice, che effettivamente tutto è tranne che felicità. Cosa succede poi all'interno degli aree cani una volta che tutti questi cani sono così? Ovviamente sono dei cani completamente instabili, dei cani completamente in preda all'eccitazione, in preda all'ansia, che tra di loro iniziano ad avere degli atteggiamenti dominanti. Chi più chi meno ha degli atteggiamenti dominanti, iniziano a montarsi, iniziano a inseguirsi, iniziano a ringhiare, iniziano a contendersi un bastoncino, una pallina, una palla, qualsiasi cosa, qualsiasi pretesto è buono per cercare di scaricare tutta quell'energia che si sono portati dietro da casa. Questo ovviamente a volte porta delle conseguenze disastrose. Ci sono cani che escono al veterinario, ci sono cani che muoiono. Io ho dei clienti che, perché sono andati incontro a queste situazioni, non sapendo che bisognava dare delle strutture o non sapendo come dare una vita strutturata, una passeggiata strutturata al proprio cane, lo lasciavano libero e hanno magari fatto dei danni, come addirittura ucciso un altro cane. Perché magari si trattava di una razza particolarmente forte che anche solo con un morso potrebbe uccidere un altro cane. Perciò quello che bisognerebbe capire, quello che bisognerebbe far capire alle persone, è che l'area cani è un gioco, non è né attività fisica, fa bene al cane ma solo se fatta nel modo giusto, altrimenti è solamente distruttiva. Bisogna capire bene che non è esercizio fisico, perché è paragonabile a un bambino che gioca a pallone sotto casa. Un bambino che gioca a pallone sotto casa non sta facendo sport, infatti non arriverà mai a chissà quali risultati fisici o di salute. Perché? Perché è lui a decidere i ritmi, è lui che gioca senza regole, senza limiti, senza quando vuole si ferma, quando vuole gioca, quando vuole rispetta le regole, quando non vuole non le rispetta. L'esercizio fisico è un'altra cosa. L'esercizio fisico diventa esercizio fisico quando è una terza persona a dettarci i ritmi, a dettarci le regole, a dettarci i limiti e i confini. Perciò quello che bisognerebbe fare per rendere queste aree cani un posto costruttivo, un posto positivo, sia per i cani che per i proprietari, qual è? Ogni volta che un proprietario decide di portare il proprio cane all'area cani,
dovrebbe prima di tutto, come ho detto, fare una passeggiata strutturata, possibilmente anche più lunga e più intensa di quella che fa solitamente quando poi all'area cane non deve andare. Perché? Per assicurarsi che il cane sia veramente privo della maggior parte di quell'energia negativa che ha accumulato durante tutto il giorno, durante tutta la settimana, nelle ore a casa, quando è solo, o anche nelle ore a casa, quando è con noi, ma che comunque non è impegnato né fisicamente né mentalmente. Una volta fatta questa passeggiata, lo si potrà portare all'area cani, ma bisognerà sempre assicurarsi che il cane, prima di entrare dentro l'area, sia in uno stato mentale completamente sottomesso e completamente calmo, ok? Perché? Perché se noi portiamo dentro un cane sovreccitato, dentro l'eccitazione continuerà a salire, perché con l'arrivo degli altri cani, col fatto che la libertà comunque un po' di eccitazione la dà al cane, questa potrebbe diventare un'eccitazione a livelli che noi non possiamo controllare, ok? Perciò bisogna assicurarsi che il cane sia sempre calmo e sottomesso. E la terza cosa è, una volta che il cane è dentro, anche se viene liberato completamente, anche se il guinzaglio viene completamente sganciato, bisogna sempre stare attenti, stare vigili col proprio cane. Non si può andare all'area cani, liberare il cane, stare al telefono, seduti, bere il caffè, in relax, no. Il proprietario nell'area cani, col proprio cane e anche con gli altri cani, dovrebbe essere come una maestra d'asilo, una maestra di scuola materna, cioè dovrebbe avere mille occhi a controllare, proprio perché il cane è libero, perciò è magari anche a distanza, perciò non si ha la prontezza, la possibilità di correggerlo immediatamente. Bisogna cercare di anticipare ogni suo errore, ogni sua alterazione della sua eccitazione, della sua ansia. Perciò bisogna stare molto attenti. Se è la prima volta che andate all'area cani e volete comunque provare l'esperienza in sicurezza, potete benissimo entrare nell'area cani con un guinzaglione. Potrete prendere un guinzaglione di 5-6 metri, 10 metri, oppure anche addirittura far indossare al vostro cane la museruola, in modo da evitare che magari abbia atteggiamenti aggressivi verso gli altri cani, se sapete che il vostro cane comunque è predisposto a quel tipo di atteggiamento. Potete fare questo approccio così, e poi piano piano, quando vi sentirete sicuri, non seguendo il consiglio degli altri, ma quando vi sentirete sicuri voi, allora potrete lasciare il cane in totale libertà e iniziare questo rapporto. Però sempre, mi raccomando, dopo aver fatto un adeguato esercizio fisico, perché portare i cani all'area cani come vengono portati sembra quasi di riprodurre ciò che veniva fatto quando venivano portati i cani nei combattimenti, cioè i cani nei combattimenti venivano lasciati in delle zone molto ristrette, in dei kennel, in delle gabbie, venivano stimolati continuamente, poi al momento di essere liberati venivano liberati direttamente nell'arena, dove si trovavano di fronte un altro cane che ovviamente diventava la valvola di sfogo per sfogare tutta quell'aggressività, tutta quella frustrazione, tutte quelle torture che gli venivano fatte quando era chiuso. E questo viene un po' fatto nelle aree cani. I cani vengono lasciati, come ho detto, a casa, ad accumulare, poi vengono lasciati lì allo stato brado a scaricare tutta quell'energia, che ovviamente si trasforma sempre in qualcosa di negativo. Perciò prendete spunto dai cani dei senza tetto, di cui abbiamo parlato prima, che vengono continuamente stimolati e continuamente messi alla prova con regole e esercizio fisico quotidiano, e poi portate il vostro cane all'area cani e fategli vedere l'area cani come una ricompensa del suo atteggiamento calmo e sottomesso. Con questo è tutto. Oggi ho voluto trattare due argomenti, perché sono due domande che mi sono state fatte dalla stessa ragazza, e allora li ritenevo abbastanza brevi, per quanto io abbia poco la capacità di sintetizzare quando si parla di cani, però tenevo abbastanza brevi per poterli mettere insieme, e abbiamo risposto a due domande. Continuate a farci domande. La prossima volta anticipo già che parlerò di una cosa che mi sta particolarmente a cuore, sarà un video secondo me bellissimo, è una cosa di cui ho già parlato, un argomento di cui ho già parlato, ho già scritto, però voglio proprio trattarlo in un video, perché mi viene fatta continuamente la domanda da ragazzi, ma anche da non ragazzi, che vogliono avvicinarsi al mondo dei cani, al mondo cinofilo, e mi chiedono come posso iniziare, che corso posso fare, che corso mi consigli, quale linea di pensiero mi consigli, gentilisti, i classici, insomma, io parlerò di tutto questo, sarà un video
in cui non prometto di non innervosirmi, però è un discorso che mi sta particolarmente a cuore, porterà tante polemiche, ma va bene così. Perciò saluto tutti e alla prossima. Ciao!